Raga, ma volevate Broly? Eccolo qua, raga. Sigla. Ci siamo sbagliati, raga, ci siamo decisamente sbagliati. Si è sbagliata anche la Bandai, chiaramente, perché quell'annuncio che era uscito non se l'ha inventato nessuno. Era materiale ufficiale prodotto da loro, quindi non sono arrivati oggi, Broly e Chilai arriveranno sicuramente prima o poi, più prima che poi molto probabilmente, visto che c'era già pronto il materiale promozionale per loro, il giorno però non è oggi, quindi ci siamo sbagliati raga, lo ripeto. Detto ciò, il Saiyan Day meno Saiyan Day della storia praticamente. Vediamo cosa è uscito su Legends oggi. È stata aggiunta la parte 7 della storia. Ci sono le stesse offerte che c'erano praticamente da 2 settimane con i dual banner. Ci ridicono che sono presenti i dual banner senza aver cambiato assolutamente nulla. Non so perché abbiano revampato le news. Riguardo alla prossima Ultimate Battle. Dopo la fine della prima Ultimate Battle, gli sviluppatori stanno riconsiderando un po' l'evento in sé. Volendo cambiare un po' le regole, modificandone la durata a quanto pare e cambiando anche le ricompense finali. Per questi motivi qua è stato deciso che non avremo l'Ultimate Battle già alla fine di questa season del PvP, ma avremo invece un'altra season del PvP Super Space Time Duel classicissima anche per le prossime 2 settimane. E onestamente ci sta la cosa, mi piace che stiano un attimo pensando di rivisitare il tutto. Perché comunque semplicemente con tutti i personaggi a 14 stelle sono saltate fuori un po' di complicazioni, diciamo, sia dalla durata dei match, sia dal fatto che comunque era parecchio più impegnativo rankare e le ricompense erano esattamente le stesse di qualsiasi altra season del PvP. Spero che vogliano sistemare qualcosa e migliorare il tutto. Torna la Choice Battle, evento molto molto carino. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno stage che si può fare unicamente una volta al giorno, scegliendo tra uno di questi tre. Onestamente, quello che scelgo più spesso è questo centrale con le medagliette SP. Un'altra buona scelta potrebbe essere quello delle energie. Quello meno utile, a mio parere, è quello delle campanelle, perché ultimamente abbiamo veramente tanti modi per allenare i nostri personaggi. Inoltre, diciamo, per chi gioca da un po', una volta che si arriva a livellare tanti personaggi, cioè, non hai più quella necessità di livellarne altri alla svelta, quindi le campanelle diventano un po' meno utili, secondo me. Nuove avventure che nuove non sono, è la parte 2 del Legends Carnival, che a quanto pare non è stato messo in quarantena. Funzionano esattamente come le avventure delle settimane scorse. Le avventure le troveremo in questi due eventi, quelli di Gon del Futuro, quelli di Cell e inoltre nel PvP. I personaggi boostati sono sempre Transforming Warrior, i colori principali sono il blu e il giallo. Stavolta come ricompensa avremo anche qualche ticket, ma di quelli stupidi, dei due banner attualmente presenti in gioco, quindi non sono quelli che vi garantiscono un SP, sono dei ticket che valgono come lancio singolo con la quale potete trovare o un hero oppure anche un hero. Nuova co-op e stavolta siamo contro Bardock. Anche stavolta abbiamo personaggi bonus, ma qua non ci viene detto chi sono, quindi dopo andremo a vederlo. Ci sono i soliti tre stage con diverse difficoltà. E i premi, bene o male, sono quelli di sempre nello shop delle Dual Coin. Ecco, questo fa ridere, raga. Nel giorno del Saiyan Day ci mettono un evento dove dobbiamo massacrare i Saiyan, praticamente. Ok, Legends, sempre sul pezzo. Infatti dobbiamo abbattere il Tag Saiyan sia nella storia principale che negli eventi per completare le missioni. Ci sono sia missioni dove ci basta abbattere Saiyan in generale e altre invece dove dobbiamo abbattere dei Saiyan specifici, giusto per fargli la festa nel loro giorno. Qua invece come ricompense abbiamo sì i ticket, quelli giusti, che una volta arrivati a 5 faremo un lancio per l'SP garantita nel banner a scelta. Inoltre ci sono le Chrono Crystal e l'evento in sé è composto da queste tre battaglie parecchio semplici. Abbiamo anche un nuovo equipaggiamento, equipaggiabile unicamente dai Saiyan, guarda caso, che dà una Strike Defense dall'8 al 20% col primo slot. Un Base Blast Attack che va dal 6 al 18%, oppure un Base Blast Defense che va dal 6 al 18%.
E già con questi due slot sarebbe ottimo per il nostro tank preferito del team Saiyan. Ah, che non esiste! E come terzo slot dal 5 al 12,5% di strike attack quando c'è un extreme e un Saiyan in battaglia con voi. Condizione d'attivazione abbastanza infame, perché comunque di team con i personaggi extreme praticamente userete solo la squadra Bardock, ma giusto per farvi due risate. Cioè, non avete solidità con questo team nemmeno avendo 6 SP. Immaginatevi a dovervi portare un extreme per forza per attivare questo slot qua, non mi sembra la migliore delle scelte. È cominciata la seconda parte della celebrazione dei 530.000 follower e bene o male è un riassunto di tutto ciò che ho appena letto, cambia unicamente il login bonus iniziale per queste prossime due settimane. Anche in quelli, se non sbaglio, ci daranno due ticket per l'SP garantita. È tornato il banner Zenkai di Beerus. Io non posso vederlo perché Beerus non ce l'ho Zenkai. Speravo onestamente che una volta che sti banner fossero tornati, boh, gli avrebbero quantomeno abbassato il costo per le multipool. Magari ci farò un video a parte dove parlo un attimo degli Zenkai e di cosa penso debba essere fatto. Però nel senso, pensate un attimo raga a un banner di un personaggio Zenkai, è tipo quello di Goku Super Saiyan, raga, che tra un anno ritorna e costa sempre 300 cronocristalla multi. Magari con un tot di altri personaggi Zenkai usciti nel frattempo, Goku già adesso non è così utilizzato, manco avendocelo a 7 pannelli per chi ce l'avesse. Immaginatevi appunto tra un anno chi mai ci andrà a pullare su quel banner lì. Qua non si tratta di rimettere un personaggio SP vecchio in un banner con tanti altri personaggi SP dove tu pulli magari per beccare qualcun altro e vieni shaftato beccando lui. Cioè semplicemente la gente non ci pullerà su questi banner nel giro di... a parte subito, ma nel giro di comunque qualche mese, pure chi dovesse averne la possibilità non lo farà quando tornerà, perché non ne varrà più proprio la pena. Quindi spero che possa cambiare questa cosa nel breve periodo. Ci sono nello shop i ticket per il premium volume 4. Onestamente raga, lasciate perdere, secondo me dopo guardiamo il banner insieme, però ecco già tipo 1, 2, 3, 4, 5 facciamo. Voi veramente vorreste spendere dei soldi reali per questo trio? Facciamo anche solo questo trio. Vorreste veramente spendere anche solo un euro per uno di questi personaggi? Non penso proprio. E per concludere, altro banner che è uscito oggi, Legends Ultimate Pickup. E nel complesso vi dico, per un nuovo giocatore può essere un banner veramente ottimo. Abbiamo tre multipool dal costo di 1000 CC luna, che ci garantisce un SP assicurato per queste tre multi, e dopodiché c'è il banner classico con daily e multipool con le multi Z Power in premio. Secondo me, per un giocatore a cui mancano questi personaggi, manca qualcuno di questi personaggi o volesse stellarli e ha un po' di cronocristal da parte, una, due, massimo quelle tre multi con l'SP garantita ci possono stare a sto giro. Vi faccio vedere un attimo i personaggi featured. Ci sono Goku Super Saiyan 4, assolutamente ottimo, Vegeta Super Saiyan 4, pure lui grandioso personaggio, Super Baby 2, fondamentale sia nel Regen che nel GT, è probabilmente il personaggio più incisivo presente nel banner. Dopodiché abbiamo Super Saiyan Rose e Goku Black, anche lui grandissimo personaggio, fondamentale nel team God Ki, fondamentale nel team Future, dal momento che comunque abbiamo visto ieri che stanno per uscire un Trunks e un Cell prima forma direttamente dalla timeline del futuro, quindi immagino che possa boostare Android e Future. Mi auguro con tutto il cuore che non vada a boostare Regen pure lui. Quindi Team Future si sta rimettendo un attimo in carreggiata e questo personaggio, se non ce l'avete, è un tassello fondamentale, ripeto, per quel team. Goku del GT rosso? No, questo assolutamente potete farne a meno. E Super 17 idem, torna mega utile se ce l'avete a 6 stelle. Una volta raggiunte le 6 stelle non vorrete più trovarlo probabilmente. Presenti anche Goku Super Saiyan God Kaioken e Hit. Goku personaggio comunque molto utile sempre per Team God Ki o anche Saiyan. Hit è una branda di personaggio ma che attualmente non si sta vivendo il miglior momento della sua vita, ecco. E per finire abbiamo anche 4 Extreme Featured.
abbastanza buoni nel complesso. Ok, le news erano queste, andiamo un attimo a vederci a questo punto le co-op, vediamo i personaggi boostati e anche i colori che c'ha Bardock. Guardiamo unicamente l'ultimo, che è quello un attimino più infame. Ok, Bardock è verde, colore di vantaggio il viola, immagino che Frieza LF sia abbastanza avvantaggiato in questa cosa qua. Personaggi con danni bonus, sì, Frieza LF infatti si becca un più 75% complessivo d'attacco e un più 30% di riduzione danno, visto che appartiene a tutti questi tag qua. Altro personaggio che funzionerà benissimo è Cura Final Form trasformabile, e si perde unicamente il boost per il Frieza Force, gli altri due ce li ha. E vi dirò, forse per come funziona il kit del personaggio, Cura Evo è meglio di Frieza LF in questo match, perché ok, si perde un buff del 25%, ma ogni volta che viene colpito si attiva qualcosa, mentre Frieza LF è forte di switch, è forte per supportare il team, ma nella co-op non avete switch e non avete team da supportare. Quindi probabilmente Cura Evo funzionerà meglio in questa co-op rispetto a Frieza LF, nonostante sia magari il personaggio che sembra perfetto per farla. Parlando delle missioni, stage consigliato per superare questa abbastanza velocemente, a mio parere potete andare a giocarvi questo stage qua nell'evento di Nappa, l'X5 a difficoltà normale, avete contro 3 Saiyan guarda caso, li battete in mezzo timer count perché hanno livelli imbarazzanti e vi conterà 3 KO in un solo match, quindi è una cosa abbastanza rapida, fatelo un centinaio di volte e siete a posto. Per il video era tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se ci siete rimasti un po' male per questo Saiyan Day, non troppo Saiyan Day. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Vi ricordo che stasera dalle ore 21 sono live sul mio canale Twitch, link qua sotto in descrizione, andremo a fare un po' di PvP insieme. E non discuteremo delle novità perché non c'è molto di cui discutere. Ci faremo un po' di PvP, raga. Intanto un bacione a tutti e alla prossima.